Eccoci qui ben ritrovati amici rossoneri, buon giorno, buon lunedì, buona settimana a tutti i nostri amici che hanno Milan nel cuore. Vi ricordo come sempre se vi va di lasciare un like qui sotto e di iscrivervi numerosissimi, attivate la campanella per entrare a far parte della nostra famiglia rossonera che si è risvegliata come con un po' di amarezza sicuramente, perché per coltivare ancora speranze scudetto sarebbe stato molto importante vincere, un po' di amarezza per non aver battuto una Juve complessivamente, obiettivamente mediocre, che non è riuscita neanche a fare un tiro in porta. Il lato positivo è che comunque manteniamo il vantaggio sulla Juventus di 7 punti, in ottica Champions League è un buonissimo vantaggio. Peccato, credo che dalla gara di ieri si evinca soprattutto una difficoltà là davanti, evidente, serve un numero 9. Confesso che io mi aspettavo molto da Giroud, poi vedremo le pagelle. E ora dico, facendo mea culpa, che in un Milan che si rispetti, Giroud purtroppo forse non può fare il titolare, ma è una riserva, una buona riserva. Ibra si è fatto male, Ibra però si fa male spesso, e in generale ecco, un giocatore che è arrivato verso il finale di carriera. Serve un numero 9, ne parleremo. Detto questo, mancavano anche dei giocatori. Dietro siamo stati attenti, a centrocampo un ottimo Tonali. Peccato, ora Pioli dice per provare a lottare per lo scudetto dobbiamo vincere il derby. Se vinciamo il derby c'è ancora una speranziella, però in questo momento io dico difendiamoci il posto, rimaniamo lì. Detto che mi aspetto sempre di più uno slancio, un guizzo dalla nostra proprietà, dalla nostra dirigenza in chiave mercato, con qualche rimpianto di troppo obiettivamente. Ne parleremo. Intanto le pagelle, Maignan, potevo andare io in porta o poteva andare la Minetti, nel senso che non ci sono stati tiri in porta, non c'è stato un tiro in porta e anche questo, una Juve che non fa neanche un tiro in porta, significa che comunque a livello difensivo abbiamo fatto bene. Ha fatto soltanto una smanacciata su un calcio d'angolo senza voto Magic Mike. Calabria mi è piaciuto molto, intanto si era procurato quello che secondo me era un calcio di rigore nel contrasto con Alexandro, ha provato anche con qualche tiro, un sinistro con la palla che ha sfiorato la traversa, quel destro palla fuori di poco. Bravo, secondo me davvero non giocava titolare da 2 mesi e mezzo. Mi è piaciuto molto un bel cross per Giroud che ha dormito, ha fatto una sponda per nessuno. Ha avuto chiaramente non poteva avere i 90 minuti nelle gambe. Mi è piaciuto, è stato secondo me uno dei migliori del Milan. Un rientro convinto e convincente. 7 per Calabria. Calulu bene. A livello difensivo abbiamo rischiato davvero nulla. Bisogna essere onesti. Il colpo di testa di Morata e il colpo di testa di McKennie, gli unici mezzi sussulti, sono perché Kalulu perde di fatto l'uomo nelle due circostanze, però per il resto ha fatto una partita molto solida, fisica, di anticipo. Complessivamente gli do un 6 al 7. Romagnoli ha perso all'inizio del primo tempo male Cuadrado. Dopodiché ha fatto una partita molto attenta, soprattutto nel secondo tempo, mi è piaciuto, devo dire, molto in anticipo, bravo in un paio di circostanze su Cuadrado, ha pulito da situazioni un po' pericolose. E bene, bene, 7 per Romagnoli, rientro convincente. Teo, secondo me, ha giocato con il freno a mano tirato per la diffida, l'ho visto proprio condizionato. Ha provato anche a segnare con quel sinistro murato da Chiellini, secondo me sarebbe finito in rete. Ha provato poi a sfondare centralmente, ha dato una palla brutta a Bennacer che secondo me poteva essere lì da solo davanti al portiere, l'ha dato un po' lunga. In generale partita secondo me da 6, dietro da lui non abbiamo subito, però ecco, mi sembrava molto condizionato dalla diffida, dalla paura di prendere un giallo che gli avrebbe fatto saltare il derby. 6. Tonali mi è piaciuto molto, Tonali Roccatelli ieri è un bel 3-0. Davvero Tonali, giocatore importante, con una presenza tutto campo, recuperi, grinta, agonismo, ripartenze, palle pulite, ordinato, bene, bene, mi è piaciuto, si conferma un grande centrocampista e ha stravinto il confronto con Locatelli. 7 per Sandrino Tonali. Krunic.
Ha fatto il suo, nulla di che, sinceramente, gli do complessivamente un 6, non ha inciso, non mi ha sinceramente rubato gli occhi. Messias è partito un po' fuori, poi nella seconda parte del primo tempo ha fatto bene, bello il dai e vai con Leao che poi ha calciato un po' centrale. Nel secondo non ha inciso, ha dormito dietro, rischiando anche di fare il rigore su Morata. Ieri non mi è piaciuto, cioè, complessivamente gli do 6, mi aspetto molto di più. Brahim, primo tempo bene, bene perché aveva davvero la gambetta vivace, come aveva detto Pioli. Più vivace, ha saltato l'uomo in un paio di circostanze, si faceva trovare tra le linee molto bene, ha recuperato anche palla, delle palle interessanti un paio di volte. Nel secondo tempo invece un po' calato, però complessivamente non mi è dispiaciuto, gli do un 6,5 in crescita effettivamente rispetto alle scorse partite. Leao ha fatto bene ma non benissimo, credo di riassumerla così. È andato via alcune volte, ho notato che gli erano addosso sempre due o tre giocatori, raddoppiavano, addirittura triplicavano. Poteva essere un po' più incisivo. Di fatto è l'unico, quasi l'unico che ha calciato in porta un paio di volte, una bene con la parata di Szczęsny, violenta ma centrale, la seconda anche lì poteva fare meglio, un po' centrale. Nel secondo tempo però è calato un po' troppo, è stato sostituito, adesso parleremo delle scelte di Pioli a livello di cambi. Complessivamente gli do un 6,5. C'era molta densità da quella parte, la Juve si è difesa molto bene. Ibra, 26 minuti, 20 palle giocate, 0 tiri. Senza voto, purtroppo si fa male, questo deve far riflettere in ottica futura anche sul futuro appunto di Ibrahimovic. I cambi, Giroud è entrato, non mi è piaciuto, ripeto, ieri mi ha deluso Giroud, qualche sponda buona, qualche sponda non buona, ha avuto una palla da Calabria, ha fatto una sponda di testa per nessuno, invece di provare a girarla verso la porta. Non facile, ma sul primo palo poteva fare male a Szczęsny. Non ha vinto molti contrasti, purtroppo si può una girata di testa anche lì piuttosto centrale. Gli do un 5-5,5. Deluso, sapete quanto io stimi Giroud. Bennacer è entrato bene, dinamismo, recupero palle, vivace, propositivo. Una nota sicuramente positiva, gli do un bel 6,5. 6 a Saelemaekers. Ha fatto tutto bene, un'azione a salti di 3 a 4, poi ha tirato addirittura rimessa dal fondo dall'altra parte, 6. Non mi è piaciuto Rebic come è entrato, mi è sembrato un po' superficiale e anche un po' svogliato a tratti, purtroppo anche per lui è un 5,5. Florenzi, 6, ha fatto il suo. I cambi, allora a Pioli cosa contesto? Dall'inizio la formazione mi sembrava un po' coraggiosa, però non abbiamo rischiato. Krunic che fa 90 minuti mi sembra un po' troppo. Sinceramente, io avrei tolto Giroud e avrei messo Rebic falso 9 tenendo Leao. Che è vero che non aveva più molte, però uno come Leao me lo tengo sempre. Poi Rebic è vero che è entrato male, magari al numero 9 sarebbe entrato diversamente. E di fatto registriamo che cosa? Che dopo i cambi fatti abbiamo giocato male, nel senso i cambi hanno dato il pallino del gioco alla Juventus in quella fase. Oppure avrei tenuto Giroud, avrei messo Leao trequartista centrale, avrei messo a sinistra Rebic, con a destra Saelemaekers. Non lo so, ripeto, con il senno del poi è facile parlare, per carità, però non ha inciso secondo me sulla partita. È vero che a livello difensivo ha fatto molto bene, perché abbiamo rischiato 0, 0 tiri in porta molto bene. Complessivamente per me è un 6 per Pioli. Avevo scritto 6,5, complessivamente gli do 6. I cambi secondo me non hanno inciso e si poteva provare qualcosa di più. Ecco, come ad esempio, insomma, ripeto, sulla tre quarti magari Bennacer, togliere Krunic, beh, è vero che non c'era grandi cambi, Bakayoko, io non lo so. I cambi hanno rovinato un po', in quel momento giocavamo un po' più noi, ecco. 6, peccato non aver
avuto qualcosa in più per far male a una Juventus che era sicuramente battibile. Ricapitolo, vi do il mio MVP senza Aubameyang, zero tiri in porta alla Juve. Comunque chiudiamo il campionato imbattuti con la Juve, non capitava da tanto tempo. Calabria 7, Kalulusel 7, Romagnoli 7, Theo 6, Tonali 7, Krunic 6, Messias 6, Diaz 6,5, Leao 6,5, Ibra senza voto, Giroud 5,5, Bennacer 6,5, 6 Saelemaekers, 5,5 Rebic. Florenzi 6, Pioli 6, il migliore, verrebbe da dire Tonali, sì, probabilmente Tonali, però lo do a Calabria perché è rientrato secondo me in maniera molto convincente, non giocava titolare da 2 mesi e mezzo. Io la vedo così, il bicchiere mezzo pieno perché siamo più 7 sulla Juve o mezzo vuoto perché il discorso scudetto sembra essere andato, scegliete voi, sicuramente non gioisco ed è un peccato, detto che siamo fuori o quasi fuori dalla corsa scudetto, non tanto per la gara di ieri ci sta di pareggiare con la Juventus, quanto per quella di una settimana fa contro lo Spezia. Con quei 3 punti oggi saremmo tutto sommato contenti di aver preso comunque un punto, di non aver perso e saremmo in piena corsa scudetto. Questa è la situazione. Io la vedo così, ragazzi, che cosa ne pensate? Scrivetelo qui sotto nei commenti, mi raccomando. Attivate la campanella, iscrivetevi, fate iscrivere anche i vostri amici per allargare la nostra community. Lasciate un bel like qui sotto e andiamo a pensare ovviamente anche a tutto il resto, perché ci sono tante riflessioni da fare e indicazioni importanti che abbiamo mercato, positive e negative da parte di Maldini ieri. Ne parliamo più tardi, intanto un abbraccio, forza Milano oggi più che mai, domani ancora di più. Ciao ragazzi.